In prima fila fin dall'inizio della pandemia, con impegno e determinazione, con professionalità e competenza, per dare un contributo concreto in un periodo di grande difficoltà. Il Centro Medico Madonna del Ponte ha rivestito un ruolo significativo in questi mesi, disegnando la mappa di Lanciano e del comprensorio attraverso l'esecuzione di tamponi, test rapidi e sierologici. E conoscere la reale condizione di un territorio permette di intervenire con azioni mirate, adeguate a contrastare il diffondersi dei contagi. Prosegue la costruttiva collaborazione tra il Centro Medico e l'Università d'Annunzio di Chieti. L'attenzione continua a essere puntata sui test sierologici quantitativi, ai quali sono state riservate due giornate, il 28 giugno e 13 luglio scorsi, che hanno registrato una considerevole affluenza. A breve saranno rese note le prossime date. Il dottor Moreno Camponetti, amministratore unico del centro, torna a sottolineare l'importanza di questi test. Noi adesso parliamo di sierologico quantitativo perché dopo la massa di vaccinazioni che sono state fatte, passato un mese o due dopo la seconda somministrazione del vaccino, riteniamo opportuno che chiunque ha fatto la doppia dose debba sapere qual è la sua condizione in quanto a patrimonio anticorpi, cioè se il suo sistema immunitario ha reagito e quant'è la quantità che si riesce ancora a proteggerlo. Noi abbiamo molte richieste da parte di tanta gente che ha già fatto il vaccino, che è stata quindi diligente e ha rispettato le richieste che le autorità stanno facendo a tutti quanti noi. E abbiamo ricominciato a portare avanti questa iniziativa perché è un passo fondamentale, in quanto qualsiasi decisione ognuno di noi voglia prendere deve comunque sapere qual è il suo patrimonio di anticorpi, perché il virus, signori, è ancora presente. Oggi è molto attenuata la sua virulenza, tant'è che si vedono dai dati che l'Istituto Superiore di Sanità ci comunica periodicamente. Però bisogna essere sempre vigili. Questo tipo di esame aiuta a sapere e vedere quale tipo di iniziative portare avanti. Fermo restando che è stata tolta l'obbligatorietà delle mascherine all'aperto, verranno riaperte le discoteche. È giusto che le attività commerciali riprendano, però l'unica cosa che noi possiamo fare è essere coscienti nel rispettare il distanziamento, portare la mascherina nei luoghi chiusi o anche all'aperto quando c'è un assembramento di persone. Noi questa mattina qui abbiamo cominciato perché le richieste sono tante, anche delle aziende della Val di Sangro che ci chiedono, vorremmo sapere il nostro personale che è stato vaccinato a che punto è. Cioè ci sono ancora gli anticorpi, che quantità? Quindi questa è una informazione necessaria. Il nostro dovere lo stiamo facendo, noi siamo in trincea da marzo dell'anno scorso, ormai un anno e mezzo che questo virus ci sta aggredendo e abbiamo fatto di tutto, stiamo facendo tamponi rapidi in farmacia, ne abbiamo fatta migliaia e abbiamo ormai un'esperienza tale che ci dice che come la gente dimentica le disposizioni per quanto riguarda l'utilizzo di certi dispositivi tipo la mascherina oppure il comportamento di distanziamento, usare il gel per le mani, il virus comincia a muoversi. Ora è chiaro che il caldo aiuta, ma non più di tanto, basta pensare ai paesi tipo il Brasile o altri dove imperversa, incurante delle temperature. Per cui noi ormai l'abbiamo imparato a conoscere e dovremmo fare in modo di muoverci informati, non dimenticando. E ho visto che le autorità in merito stanno muovendosi, dobbiamo tutti quanti vaccinarci. Purtroppo noi abbiamo notato, avendo questa esperienza su migliaia e migliaia di tamponi rapidi, che molte persone sotto i 50 anni nicchiano, cioè non capiscono oppure sono svogliati. Però questo è fondamentale. Si parla di immunità di gregge. L'immunità di gregge si ottiene a una percentuale molto alta, noi siamo 65 milioni, noi dobbiamo arrivare almeno al 70-80%, ancora non ci siamo. E questo ci consentirà di avere un'arma in più, cioè quando la gente è vaccinata praticamente il virus ha difficoltà a diffondersi. Poi tutto quello che sta andando avanti per quanto riguarda la ricerca, teniamo presente che c'è una variante, quella indiana, la cosiddetta variante Delta, che negli altri paesi europei sta cominciando a creare danni molto seri. È stata individuata anche qui in Italia. Dobbiamo fare in modo di essere vigili e di
adeguarci a tutte le norme di sicurezza che ci vengono propinate ogni giorno in televisione, sui giornali, da tutte le parti. Intanto la farmacia Del Verde prosegue la somministrazione dei vaccini, dopo la positiva risposta dei giorni scorsi. In tanti, infatti, hanno scelto di evitare le file con conseguente dispendio di tempo e di energie e di prenotarsi per vaccinarsi in un ambiente più tranquillo, in un'atmosfera più rilassante. La necessità di sottoporsi alla vaccinazione è stata ribadita dal dottor Camponetti, convinto dell'efficacia dei vaccini, che rappresentano l'unica strada da percorrere se si vuole uscire in maniera definitiva dalla pandemia e recuperare la tanta sospirata normalità. Alle farmacie è stata data la possibilità di vaccinare con Johnson & Johnson per l'età superiore ai 60 anni. Sotto i 60 anni usiamo praticamente Pfizer, per cui si amplia la platea delle persone che ancora, non essendo vaccinate, possono usufruire del servizio che la farmacia mette a disposizione. Qui si fa solo per appuntamento e quindi siamo in grado di poter soddisfare con calma, serenamente, tutte le richieste. La procedura è la solita, si fa un'anamnesi, c'è la persona che fa l'anamnesi, il farmacista, per cui riusciamo a stabilire esattamente se la persona può o non può essere sottoposta a vaccinazione. Mi riferisco alle persone che hanno malattie rare, delle allergie particolari, queste vengono inviate, praticamente vengono consigliate di rivolgersi alle strutture ASL, dove hanno più competenza e più sicurezza per quanto riguarda la somministrazione. Green Pass, la farmacia è autorizzata a rilasciarlo. La problematica si crea nel momento in cui il Green Pass, che in Italia viene rilasciato anche dopo 14 giorni dalla prima somministrazione del vaccino. E c'è una discrepanza con gli altri paesi, perché gli altri paesi in Europa pretendono, secondo me giustamente, che il Green Pass venga rilasciato dopo la seconda somministrazione del vaccino, passati 14 giorni. E quindi crediamo che a livello governativo in Italia si corra ai ripari, permettendo la richiesta anche tramite le farmacie del Green Pass, e soprattutto dopo la seconda somministrazione del vaccino. Noi cerchiamo di far conoscere a tutti quanti questa nostra iniziativa, anche perché purtroppo le persone sotto i 50 anni non danno questa adesione alla partecipazione alla vaccinazione. Invece è importante, perché sarà anche questa nostra chiacchierata l'ennesima che fa riferimento alle famose varianti. Però anche in città, c'è già qui a Lanciano, nella regione, e sta montando anche in tutta la nazione. Per cui sarà un'incognita che ci affiancherà e ci accompagnerà per l'estate, e speriamo che non contribuisca per l'autunno ad incentivare un meccanismo di contagio, per non dover parlare poi della famosa quarta ondata. Per prenotare il test sierologico si può telefonare al numero 339-8209-362 o inviare una mail a prevenzionecovid19@centromedicomdp.it. Per i vaccini si può prenotare telefonando semplicemente al numero della farmacia 0872 71 45 85.